Dopo le nostre primissime impressioni, oggi è arrivato il momento di andare ad analizzare più approfonditamente questo iPhone X, o meglio iPhone X, visto che ormai tutti lo chiamano così. Adesso vi spiego tutto su questo dispositivo all'interno della nostra recensione. Il primo punto su cui questo iPhone X si differenzia in maniera sostanziale da tutti gli altri dispositivi Apple è proprio il suo design. Apple ha puntato sul trend del momento con cornici ridotte al minimo in favore di un display con dimensioni generose che segue le curve eleganti degli angoli smussati. Nei primi giorni di utilizzo non mi ha fatto molto impazzire la tacca superiore, che in realtà giustifico per esigenze tecniche, visti i ben 8 sensori integrati. In un futuro sono sicuro che questa soluzione adottata da Apple diventerà un tratto iconico di tutti i prodotti della mela. La parte posteriore è realizzata completamente in vetro, che va a creare dei bei giochi di luce. Il frame è in acciaio inossidabile con una finitura lucida che rende questo smartphone ancora più gradevole esteticamente. Il trattamento aerofobico non è il massimo, viste le numerose impronte che vanno a crearsi sia sul frame che sul retro. Sono rimasto piacevolmente stupito dalla maneggevolezza di questo smartphone, visto che il display è da 5,8 pollici, che di fatto si può utilizzare abbastanza bene con una mano sola. Il grip però non è il massimo, visto il vetro posteriore e il frame in acciaio. Non mi è molto piaciuto il cambiamento di orientamento in verticale per le fotocamere posteriori, in quanto lo rende meno stabile se lo vogliamo utilizzare su superfici piane. Con l'introduzione di questo nuovo design, Apple ha eliminato il Touch ID in favore di un nuovo metodo di sblocco, ovvero il Face ID. Il funzionamento si basa sul sistema TrueDepth, composto da un proiettore di punti, una fotocamera a infrarossi e un illuminatore FLOD, che permette di andare quindi a mappare il volto con ben 30.000 punti R invisibili. I micropunti acquisiti creano un modello del viso e questo ci permette di sbloccare il dispositivo. In queste 2 settimane di utilizzo ho cercato di mettere in crisi questo Face ID in tutti i modi. In realtà devo dire che funziona veramente molto bene. In qualsiasi tipo di condizione di illuminazione riesce sempre a sbloccarci, sia se siamo in totale buio, sia se siamo comunque in ambienti esterni molto luminosi. Anche togliendo, mettendo gli occhiali oppure indossando un cappello, il risultato sarà sempre positivo, infatti riuscirete sempre a sbloccare l'iPhone. Di fatto comunque è un sistema che, per essere alla sua prima introduzione, devo dire che funziona veramente molto bene. Certo, comunque, se vi andate a camuffare, non so, con una sciarpa o con qualcosa che non fa vedere bene il vostro volto, ovviamente l'iPhone non riuscirà a riconoscervi e quindi non sbloccherà il dispositivo. Un po' maliziosamente ho cercato di sbloccarlo anche con una mia foto e per fortuna l'iPhone non si è sbloccato, quindi per quanto riguarda la sicurezza in generale devo dire molto positiva questa cosa. Rispetto al Touch ID però, se ci troviamo per esempio in strada, dobbiamo scrivere un messaggio oppure effettuare un'operazione più veloce, comunque tirar fuori lo smartphone, inquadrarsi, fare lo swipe per sbloccare lo smartphone diventa comunque un po' più lenta come operazione rispetto a poggiare semplicemente il dito sul tasto home e quindi di conseguenza andare a sbloccare lo smartphone. Si perdono quei secondi, però secondo Apple addirittura il Face ID è più sicuro del Touch ID, però da un punto di vista di praticità secondo me il sistema dello sblocco biometrico resta ancora un attimo più rapido se dobbiamo appunto fare delle operazioni velocemente. Con questo nuovo iPhone X Apple abbandona il 16 noni in favore di una forma più allungata, con un aspect ratio di 19.49 noni. Apple definisce questo display un Super Retina HD. Si tratta di un pannello OLED da 5,8 pollici di diagonale con una densità di 458 ppi e supporto all'HDR e al Dolby Vision e alla gamma cromatica P3. La visibilità sotto alla luce del sole raggiunge ben 630
45 nits. La taratura dei colori è buona e il contrasto è molto elevato. Gli angoli di visione sono prossimi ai 180 gradi, ma in vista laterale c'è una tendenza all'azzurro. I bianchi sono settati in maniera molto fredda, ma con la funzione True Tone, che regola automaticamente il punto di bianco a seconda dell'illuminazione ambientale, lo rende un po' troppo caldo. La dotazione di questo iPhone 10 già la conosciamo, visto che l'abbiamo vista con iPhone 8 Plus. Infatti troviamo l'Apple A11 Bionic, 3 GB di memoria RAM, la GPU per la prima volta realizzata da Apple, e qui il motore neurale assume ancora più senso, visto che si occupa proprio lui di andare a riconoscere e immagazzinare i dati del Face ID. Vista la medesima piattaforma hardware già ben consolidato sugli iPhone 8, mi sarei aspettato qualche prestazione migliore da questo iPhone 8, soprattutto per quanto riguarda iOS, che comunque si gira bene, ma qualche piccolo rallentamento e scattosità nelle animazioni c'è ancora, segno che Apple deve ancora ottimizzare al meglio il software di questo iPhone 10. Un'altra piccola criticità, che comunque si risolverà credo nei prossimi mesi, è relativa al fatto che numerose applicazioni non sono ancora ottimizzate per questo formato, e quindi di conseguenza si vanno a creare delle due bruttissime antiestetiche bande nere sopra e sotto alle applicazioni, e quindi praticamente l'app viene vista in 16 noni e non nel nuovo formato. Ovviamente questo non dipende da Apple, ma dipende dagli sviluppatori, che credo che ovviamente andranno ad aggiornare tutte le app. Un'altra criticità di questo iPhone è la gestione delle temperature e la dissipazione del calore. Facendo un po' di test in questi giorni di utilizzo, ho notato che comunque il calore al tatto si nota molto, soprattutto se lo andiamo a stressare parecchio, ma neanche facendo grandi operazioni complesse, usandolo abbastanza frequentemente in prossimità della fotocamera, il calore inizia a farsi sentire. Andando a fare un po' un'analisi con la camera termica, le temperature superano anche i 40 gradi. Di per sé ci sono anche altri top di gamma che raggiungono queste temperature, ma di fatto la dissipazione del calore è migliore rispetto a questo iPhone 10. Infatti anche dopo 5-6 minuti che non lo stiamo utilizzando, l'iPhone continua a essere bello caldo nella parte posteriore. Questo ovviamente secondo me è dovuto un po' al fatto che Apple ha condensato la scheda madre in una porzione piccolissima, e che la stessa scheda ha delle dimensioni molto ridotte. Proprio per questo la dissipazione del calore non è il massimo, anche perché Apple non ha integrato alcun tipo di sistema come un headpipe che c'è sul Galaxy S8, che comunque va a ridurre le temperature subito dopo che non stiamo più usando il dispositivo, quindi mettendo in circolo il famoso gas che va a ridurre di conseguenza le temperature. Tutto questo discorso non l'ho fatto a caso, visto che le temperature vanno a incidere negativamente sull'autonomia di questo iPhone 10, che ha una batteria da 2716 mAh, cioè addirittura più capiente di quella di iPhone 8 Plus. In realtà la resa è leggermente inferiore a quella di iPhone, perché se lo utilizziamo molto comunque avremo questi fenomeni di temperature, che di conseguenza faranno calare drasticamente l'autonomia dello smartphone. In realtà in suo favore c'è lo stand by, perché se lo mettiamo lì comunque consumerà veramente una percentuale irrisoria, circa l'1% più o meno in un'ora. Una giornata di utilizzo comunque la riuscirete a concludere. Ho fatto circa 13 ore di stand by e 5 ore di schermo attivo, un risultato di per sé buono, ma non in linea con iPhone 8 Plus. Secondo me Apple ha ancora molto da ottimizzare, proprio per quanto riguarda sia la gestione del calore e forse anche un po' nella posizione della componentistica interna, visto che anche la forma della batteria L secondo me va un po' a incidere negativamente sull'autonomia. La ricezione si conferma di buon livello, ma non al paragone con un
Poppy 10 o un S8, visto che il passaggio di cella è leggermente più lento e anche il passaggio dal 3G al 4G non è velocissimo. Forse c'è ancora qualcosa da ottimizzare da questo punto di vista. Per quanto riguarda invece l'audio, ottimo, sia in capsula che in viva voce. Tra l'altro è possibile utilizzare entrambi gli speaker quando andiamo a riprodurre dei contenuti multimediali, quindi avendo un effetto stereo. Con l'eliminazione del tasto Home, Apple ha integrato tutta una serie di gesture che ovviamente ci permettono di andare ad utilizzare questo iPhone 10. In realtà, se lo abbiamo bloccato appunto alzando il dispositivo, accenderà ovviamente lo schermo. Facendo uno swipe da dispositivo bloccato possiamo visualizzare le notifiche, ma solo se il Face ID ci riconosce vedremo appunto il contenuto di queste notifiche. Facendo uno swipe accediamo invece alla home page. Nella navigazione normale, cioè utilizzando ogni singola applicazione, quindi per esempio entriamo in Instagram, vi faccio vedere che una volta avrete finito la navigazione nell'app vi basterà semplicemente fare uno swipe dal basso verso l'alto per uscire dall'applicazione. All'interno delle impostazioni in accessibilità, proprio in questo menu, abilitando l'accesso facilitato, facendo uno swipe da questa metà praticamente nella parte in basso, accederemo a una visualizzazione ridotta appunto dei contenuti, che ci permette di ridurre l'interfaccia e di conseguenza di andare ad utilizzarla più velocemente. Facendo uno swipe invece nell'angolo destro accederemo al centro di controllo, che già abbiamo visto in iOS 11. L'unica cosa che un po' mi ha fatto storcere il naso è il fatto di non poter visualizzare la percentuale della batteria qui, ma invece dobbiamo accedere al centro di controllo per vedere qui in alto proprio la percentuale. Invece facendo uno swipe dal lato sinistro accederemo a tutte quelle che sono le nostre ultime notifiche. Con uno swipe da sinistra verso destra invece accediamo a quelli che sono i widget che già conosciamo. Invece per accedere al multitasking ci basterà fare uno swipe fino più o meno a metà ed ecco qua che si apre il multitasking dell'iPhone. Se invece vogliamo passare da un'applicazione a un'altra ci basterà semplicemente fare uno swipe su questa barra e quindi faremo questo passaggio molto rapido, come vedete anche abbastanza veloce, tra un'applicazione e un'altra. Con il Face ID possiamo divertirci a inviare queste simpatiche animoji. Il comparto fotografico già lo abbiamo analizzato su iPhone 8 Plus, su questo iPhone 10 c'è un piccolo miglioramento per quanto riguarda la seconda fotocamera, che introduce uno stabilizzatore ottico e un'apertura f2.4. Le foto scattate di giorno sono ottime in condizioni di buona illuminazione, con colori riprodotti in maniera fedele e una ottima gestione delle luci. In generale gli scatti in notturna sono nettamente migliori, ma la gestione delle luci forti non è il massimo, visto che in presenza di lampioni stradali le foto vengono un po' bruciate. Le zone d'ombra vengono comunque ben illuminate e questo mi fa pensare ad una non perfetta ottimizzazione del software. La fotocamera frontale è da 7 megapixel con apertura f2.2, la ritengo una delle migliori vista la nitidezza una spanna più sopra. Con l'introduzione del sistema True Depth è possibile applicare l'effetto ritratto anche ai selfie. L'effetto ottenuto si nota che è applicato lato software, ma comunque la resa è molto buona. I video possono essere registrati in 4K a 60 fps, la qualità è di tutto rispetto quando ci troviamo in ambienti ben illuminati, ma si presenta comunque un po' di rumore quando la luce ambientale cala. Buono anche l'audio, peccato non sia stereo. Il prezzo di questo iPhone è molto salato, ben 1189 euro per la versione da 64 giga, si sale addirittura a ben 1359 euro per la versione da 256, che in realtà è quella che vi consiglio di acquistare, perché comunque
64 GB di storage sono facilmente saturabili se utilizzate comunque tantissime applicazioni e girate soprattutto video in 4K. Il prezzo comunque di questo iPhone sì è molto alto, ma in realtà è molto vicino ai principali top di gamma Android, penso a Note 8, addirittura al Google Pixel 2 XL. Con questo iPhone Apple comunque si allinea alla concorrenza integrando un nuovo formato 18 noni, un display OLED e dà effettivamente una svolta ai sistemi di sblocco dei dispositivi mobili integrando il nuovo Face ID che per essere alla sua prima generazione devo dire che funziona veramente molto bene. Andando ad analizzare comunque un po' più nel dettaglio ogni singolo comparto di questo iPhone, ci sono ancora alcuni aspetti che mi hanno fatto storcere molto il naso. Penso comunque alle temperature molto elevate, ad un iOS comunque al momento non ben ottimizzato, a quei piccoli problemi che ci sono ancora nel comparto fotocamera. Insomma, questo iPhone è sicuramente un concentrato di tecnologia e di innovazione, ma secondo me al momento non è ancora quello che potrebbe essere definito lo smartphone perfetto. Come sempre vi ricordo che per altre informazioni trovate tutto all'interno dell'articolo con informazioni più tecniche, anche qualche screenshot e i dettagli sulle prestazioni. Vi ricordo, se vi è piaciuto questo video, di lasciarci un mi piace e di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo alla prossima recensione.